Vado direttamente alla domanda. Sì. Mi fa piacere comunque Matthew risposto alle domande inutili di Daniele, volevo dire, in tempi comunque di crisi, di elezioni, ieri sono stato con la madre di Baudelli senza che mai messo nessuna fattura, secondo te è giusto? Ti ringrazio e spero una tua risposta, ciao Maria. Non ho capito nemmeno io, senza che mi abbia messo una fattura, la mamma di Baudelli, poi è un attimo appena richiamare e spiegare. Sì, forse è meglio che non richiami, che non, forse era meglio neanche ascoltarlo. Ah sì, non ho capito, no, è terribile. Forse, no, l'interpretazione che ho avuto io magari sì, ma magari insomma ho capito. Però parliamolo perché altrimenti. Ho capito male. Lasciamo perdere. A few moments later. Il campionato, vincere il campionato aiuta per queste cose, ma non è che si debba sempre automaticamente vincere il campionato. No, sto pensando adesso, ci sta arrivando anch'io. Alla stessa, sì, no, anch'io dovevo arrivarci prima. Vabbè. Vabbè, e siamo in buona fede, capito? Sì, c'è in diretta con noi, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Siamo Riccardo. Prego Riccardo, buonasera. Vengo da Quartuccio in provincia di Cagliari, posso fare una domanda? Certo. Buonasera. Ascolti, buonasera. Buonasera. Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa? Cosa faccio se mi entra un gabbiano a casa? Mi può fare la domanda di riserva, per favore? Cosa fai se ti entra un pellicano in casa? Vabbè, sono domande curiose queste, Mario, ma noi tanto proseguiamo perché penso che ci saranno altre telefonate nel corso di questa serata. Ha fatto il punto a Torino, quindi sarà molto complicata. La seconda, dove, visto che è terminata la preparazione, dove potrebbe trovare il ruolo, trovare la posizione Michele, appunto, all'interno della Cofaro, se dovete mettere appunto come un falso 9 o come un funambolo, quindi un esterno, grazie. Ciao! Scusami, non ho capito il giocatore, qual era quello che poteva, il falso 9, che non hai capito nemmeno te. No, perché ho capito Muraro, che chiaramente non poteva essere, vediamo a pensare, falso 9 del... Vabbè, rispondi alla prima domanda. Ma allora, mi dispiace, era molto bassa la telefonata. Io non c'entro. L'Inter ha il dovere. Ha mai invitato a cena? Mi hai mai invitato a cena? Posso rimediare? Sì, facciamo la cena di Natale adesso. Può essere mia figlia adesso, ragazzi. Io non ho niente contro l'incesto, però. Buonasera, sono Claudio da Napoli, volevo fare la domanda, ringraziare soprattutto per la possibilità che mi avete dato. Prego. La domanda è appunto se col cambio modulo Benitez poteva appunto può migliorare, se Koulibaly con la terza gamba poteva arrivare a prendere Menez, grazie. Non so, la terza gamba non so quale poteva essere, ma direi che Menez ha fatto un grande gol. Forse lì bastava la seconda di gambe, magari anche mettendolo giù, però senza lasciarlo andare via con tanta leggerezza. Sui moduli, non so se un cambio di modulo serva per portare un centrocampista. Roberto De Rossi, in primis ti vedrebbe bene a condurre Sanremo, e qua ci stiamo scatenando. Sanremo? Ah, Sanremo vado, se mi candidato ci vado. A condurre? Che è di casa nostra e vuoi andare a Sanremo? Ma Sanremo no, ho sbagliato qualcosa? No, ma Sanremo è la mia infanzia, capito? Cioè, è tutto grazie dei fiori, insomma. Vabbè, ho sbagliato, non vado a Sanremo. E vado a X Factor, va bene?